Viaggiano così autisti e utenti degli autobus che percorrono la corsia preferenziale sul lungo lago Trento. Il percorso da Viale Cavallotti fino a Piazza Cavour è un continuo sobbalzare a causa delle grosse buche. L'asfalto nel corso dei mesi è progressivamente peggiorato. Si sono aperte voragini che hanno riportato persino alla luce la vecchia pavimentazione. Né interventi duraturi né rattoppi sono stati fatti e guidare lungo il tratto è pericoloso. Gli autisti si trovano in difficoltà. È una vibrazione da quando giriamo da via Cavallotti fino in fondo via Cairoli, quindi lì è tutta una vibrazione. I mezzi, essendo così grossi, le vibrazioni sono ancora accentuate di più. Quindi. Allora, sulla corsia preferenziale del lago bisogna stare al centro della strada per evitare un po' di buchi e non ci riusciamo. In più ci sono le pozzanghere, bagniamo tutti i pedoni che viaggiano a destra. Quindi dobbiamo andare piano, passo d'uomo, le corriere si disfano perché tutti questi buchi si disfano e bisogna insomma sistemarla. Si viaggia malissimo perché è tutta dissestata la strada e anche i passeggeri si lamentano. Il capitolo asfalti e risaputo è una nota dolente per il comune di Como. Basta dare un'occhiata al bilancio del capoluogo e ai fondi a disposizione per questo settore. Lo stanziamento previsto per il 2014 è di soli 400.000 euro, una cifra irrisoria alla luce della situazione delle strade. Dal centro alla periferia è lungo l'elenco delle arterie su cui bisogna intervenire.